talento nuovo nel ruolo di ricerca. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Picciau, sono un entomologo, lavoro qui a Entomologia Agraria. Che cos'è l'entomologo? Non è un termine che vuole terrorizzare nessuno, è semplicemente una persona che si avvicina agli insetti e quindi vuole capire e conoscere cosa sono, cosa fanno, perché ci possono interessare nel bene e nel male gli insetti. Mi occupo di insetti che trasmettono malattie alle piante e oggi abbiamo avuto un'esperienza interessante qui, in quanto abbiamo ospitato una scolaresca di quarta elementare per un piccolo laboratorio didattico su un argomento molto interessante che erano gli insetti, quello di cui noi ci occupiamo qua. Con grande piacere e entusiasmo abbiamo accettato la partecipazione attiva a questo progetto che è volto ai bambini della scuola primaria, bambini e bambine. Noi che ci occupiamo di orientamento riteniamo che questo sia un momento importante, perché intanto, non tanto per orientare quello che sarà il futuro della formazione didattica, ma per orientare un bambino, una bambina a quello che è il mondo della ricerca, il mondo dell'università. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria ha proposto alcuni temi che penso possano essere di interesse per i bambini e quindi noi speriamo che questo sia l'inizio di un rapporto che soprattutto vuole legare non solo il bambino come tale all'iniziativa, ma il bambino è inserito in una famiglia, inserito in un contesto sociale, quindi può a sua volta essere una referenza attiva di ciò che ha visto e di quanto è importante conoscere. Il laboratorio è stato strutturato in modo molto semplice per tentare di sollecitare la fantasia dei ragazzini, dei bambini, su questa disciplina che non è di solito molto apprezzata, e per capire bene quali fossero le loro cognizioni pregresse su questo argomento, abbattere le eventuali misconcezioni e cercare di fornire loro le informazioni corrette, vincendo così anche le paure che di solito chi ha a che fare con gli insetti o con qualche piccolo animaletto in genere sviluppa. E siamo così comunque riusciti a vedere come distinguere gli insetti da altri animaletti, artropodi o non, che non sono insetti, vedere come sono fatti questi insetti, i caratteri che li distinguono dal punto di vista morfologico. Abbiamo anche maneggiati animali vivi esotici come questo insetto foglia. Abbiamo visto al microscopio come sono fatti alcuni piccoli particolari come la bocca e gli occhi, con anche l'ausilio di alcuni supporti didattici come dei modelli. Io penso che senz'altro sia utile ed è un bagaglio formativo importante, perché attraverso il rapporto comunque umano con figure che, ripeto, come ho detto prima, sembrano distanti, però a volte stimolano con il loro interesse a sviluppare anche conoscenze che sono utili non solo per trasferirle ai bambini, ma anche per